Muchas gracias, Luis. Entramos en la última conferencia. Eh, vamos a dar la palabra a la parte más internacional de nuestra confederación. Tiene para dar una imagen sobre lo que se está estudiando también ya a nivel europeo, principalmente en la ETSC. Como ustedes saben, es el organismo europeo que estudia en profundidad todos los sistemas de seguridad viaria. Hoy tenemos invitada a Francesca Poda, que es una Project Officer de ETSC. Eh, comentarles que la conferencia será en italiano. Francesca nos ha prometido hablar poco a poco para que ustedes lo puedan entender. A las 12 acabaremos la conferencia y daremos paso a la clausura del presidente de la CENAE. Adelante. Muchas, muchas gracias por esta invitación. Um... Qui mi chiedeva no uh, mi spagnolo perché non è molto bene, però sono italiana quindi la mia presentazione sarà in, uh, in italiano. Credo che i lingue siano vicini. Quindi uh, sono qui oggi per rappresentare l'ETSC, un'organizzazione uh, non governativa che si occupa di sicurezza stradale principalmente. Uh, non siamo esperti come il professore qui a fianco a me, uh, siamo uh, persone che si sono sviluppate nel campo delle, della politica, scienze politiche e quindi lavoriamo con un team di esperti in tutta Europa uh, per un approccio scientifico alla sicurezza stradale. Uh, per darvi giusto un'idea dei nostri uh, membri in tutta Europa, uh, ne abbiamo finora 58. Membri che collaborano con noi, eh, chiaramente dalla Spagna abbiamo eh, la Confederazione Nazionale de Autoescuelas, abbiamo il Survey Català de Tra Transit, Power Education e la Fondazione MAPFRE. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo innanzitutto di monitorare le politiche europee sui trasporti, questa è il primo, la nostra prima attività, cerchiamo proprio di fare advocacy con le istituzioni per quanto riguarda le politiche nei trasporti. E abbiamo anche diversi tipi di progetti che portiamo avanti su varie tematiche della sicurezza stradale. Il più importante è il, è il PIN, Road Safety Performance Index, dove classifichiamo i vari Paesi membri eh, per vedere come si stanno comportando per raggiungere il target del 2020 di, del meno 50% di morti sulle strade. Quindi, come vi dicevo, sappiamo benissimo che entro il 2020 eh, l'Unione Europea ci ha posto eh, l'obiettivo di eh, raggiungere la metà dei morti sulle strade. Eh, come ci stiamo comportando? Eh, non benissimo. Le notizie purtroppo, soprattutto degli ultimi due anni, non sono particolarmente positive in quanto abbiamo avuto una buona eh, diminuzione a partire dal 2010 fino al 2013, ma stiamo eh, in una fase di eh, stagnazione eh, da partire dal 2014 e eh, purtroppo nel 2015 abbiamo per, la, per il primo anno avuto un aumento dell'1% nella media eh, dell'Unione Europea delle morti sulle strade. Quindi come vi dicevo 2014-2015 anni negativi per la sicurezza stradale. Quali sono i dati che abbiamo finora ottenuto? Eh, nel 2015 più di 26.000. Eh, morti sono stati accertati sulle strade nel, nell'Unione Europea dei 28 Paesi membri, quindi un numero ancora molto importante che non tende a scendere. Eh, questo è uno dei grafici che eh, prendiamo dal nostro progetto PIN, quindi classifichiamo le nazioni per vedere dove si trovano. La Spagna eh, non ha avuto eh, un peggioramento, ma neanche un miglioramento, è rimasta eh, neutrale con uno un 0% di, di progresso. Però se vediamo invece eh, i progressi fatti negli ultimi cinque anni, eh, la Spagna si posiziona in una buona posizione, al quarto posto, eh, seguendo nazioni che sono da sempre state eh, nazioni eh, precursori di eh, ottima sicurezza stradale come la Norvegia e la Danimarca. Quindi possiamo dire, che la Spagna sta eh, lavorando bene nella riduzione del numero dei morti, però a livello europeo della media generale non abbiamo raggiunto quello che dovrebbe essere il target desiderato, ovvero sia del meno 29%. Siamo al meno 17%. Cerco di parlare un po' eh, meno veloce. Eh, quando andiamo a esaminare invece il tasso di mortalità, quindi eh, questo è un dato che eh, riflette ancor più eh, la realtà. Sulla sicurezza stradale in una nazione, eh, perché calcola il numero di morti per milione di abitanti, ancora una volta la Spagna si posiziona bene, si posiziona tra le nazioni in verde, ovvero le nazioni che eh, sono al di sotto della media europea, quindi sono abbastanza sicure. Le più sicure rimangono Norvegia, Svezia, con 23. 27 morti per milioni di abitanti, le nazioni più sicure, però la Spagna si mostra abbastanza in progresso con 36 morti su un milione di abitanti. Parliamo sempre molto spesso di, di morti sulle strade, però questo non è che la punta dell'iceberg. Sappiamo che oltre ai morti ci sono anche i feriti, los heridos graves, eh, eh, Quindi ne abbiamo calcolati e stimati dall'Unione Europea 135.000 è un numero enorme e stiamo cercando di lavorare anche su questo, perché abbiamo avuto un target di riduzione per i morti sulle strade entro il 2020, ma non abbiamo avuto nessun target dall'Unione Europea per ridurre, avere un target di una percentuale di riduzione di feriti gravi sulle strade. Stiamo cercando anche di lavorare su questo nelle nostre ultime campagne. Non mi soffermo su uh, cosa è la guida automatizzata perché credo che ne abbiamo parlato uh, abbastanza quest'oggi e con persone molto più esperte di me. Uh, quello che è sicuro è che siamo di fronte a uno scenario con un impatto importante da tenere in considerazione soprattutto nel lungo e medio termine e specie so soprattutto nell'interazione con uh, i veicoli attuali perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che queste auto Potranno essere sul mercato, ma nel frattempo la flotta di veicoli sarà mista. Avremo veicoli che sono i veicoli attuali, che hanno sì una parte di uh, automatizzazione, ma non totale. E quindi dobbiamo capire come queste due tipologie di veicoli possano interagire tra loro, soprattutto nella fase transitoria, che potrebbe durare 15 anni, ma anche di più. Non possiamo dare un, uh, un dato certo su questo. Uh, chiaramente, come abbiamo già detto, tecnologie già a disposizione oggi ci sono, non mi soffermo su questo. Uh, giusto sull'intelligent speed adaptation, stiamo molto premendo perché, perché questo tipo di tecnologia sia. Uh, possibile su ogni tipo di nuovo veicolo uh, a partire dal 2020 ci sono già veicoli che presentano questo tipo di tecnologia e che sappiamo può fare molto per la sicurezza stradale per ridurre gli eccessi di velocità che come sappiamo è una uh, delle principali cause di morte sulle strade. Non mi soffermo neanche su questa tabella perché è stata già presentata prima, quindi semplicemente vedere i diversi livelli di guida automatizzata presenti attualmente. Il livello 0 non lo consideriamo neanche più perché oramai i nuovi veicoli presentano un minimo di tecnologia che interagisce con il conducente, quindi ci soffermiamo molto sul livello 1 e questo sarà poi il prototipo per i livelli successivi che... Forse porteranno a un livello massimo 5, su cui molte ricerche si stanno basando. Uh, guida automatizzata in Europa. Cosa, cosa sta succedendo in Europa? Uh, L'Unione Europea ha già investito molto sulla ricerca. In questo, su questo tema, e alcuni Stati membri si sono anche lanciati nei test di, di, tipo, di questa tipologia di veicoli. Uh, C'è, per esempio, un progetto City Citymobile sull'uso di shuttle robotizzati nelle aree urbane. Uh, Svezia, uh, con Gothenburg, la città di Gothenburg, sta uh, testando 100 veicoli: testerà 100 veicoli nel 2017 uh, che sono ve veicoli autonomi. Uh, Belgio e Olanda stanno. Stanno preparando anche un progetto sul track platooning challenge, come abbiamo visto questi veicoli che comunicano tra di loro in una sorta di eh, treno collegato tra loro. Eh, la Svizzera eh, sta proponendo due autobus di città nel loro servizio postale che sono anch'essi autonomi e poi come dicevamo Tesla il modello S che è già in vendita e abbiamo visto problemi anche legati a questo. Però, come insomma, ci si sta muovendo uh, in Europa uh, per, uh, verso la guida automatizzata. A livello dell'Unione Europea, secondo le TSC, che cosa è necessario fare? La nostra priorità eh, è sicuramente quella di avere una direttiva che sia rivista sull'omologazione dei veicoli per garantire il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti nei vari Stati membri eh, nelle loro normative sul traffico questo è molto importante per noi e eh, soprattutto che i veicoli autonomi eh, dovrebbero passare quanto più possibile una sorta di esame di guida anche loro per vedere come reagiscono a miriadi di situazioni che fino ad ora non sono state testate perché non, non è stato possibile vedere allo stesso modo di una, un veicolo normale come eh, le, i veicoli autonomi possono reagire in una miriade di, di condizioni diverse, che possa essere cattivo tempo, che possa essere eh, un, un pedone che, che spunta di colpo sulla strada. Ci sono tante cose che ancora non sono state eh, considerate, prese in considerazione, non sono state testate a fondo per, soprattutto non abbiamo... Molti dati su questo, quindi cerchiamo appunto di eh, spingere la ricerca a quanto più possibile dare dati prima di poter iniziare una vera e propria espansione sul mercato di questi veicoli autonomi. E eh, se tutto questo eh, dovesse avanzare in maniera abbastanza veloce, eh, cosa che però noi non ci aspettiamo eh, nell'immediato, ci sarebbero tantissime quadri regolatori a livello europeo che dovrebbero essere riviste. Questa è una lista di, di quello, ma ce ne saranno molte altre, come eh, per esempio eh, la direttiva sulla patente europea, da rivedere anche quella, eh, sulle infrastrutture, sulla protezione dei dati ancora una volta, tante altre, non mi soffermo su questo perché la lista questa è lunga e eh, oltretutto non ho eh, molto tempo. Eh, quello che ehm, possiamo dire è quali sono i vantaggi di questa guida automatizzata. Può la guida automatizzata essere oh, un fattore contributivo alla Vision Zero entro il 2050? Probabilmente sì. Eh, chiaramente noi eh, sosteniamo il fatto che le auto autonome non corrono gli stessi rischi eh, di essere eh, in guida sotto l'effetto di alcol, per esempio, perché sono auto, oppure eh, che superano la velocità, oppure che sono distratte da email, da messaggi WhatsApp. Questo sicuramente è un punto importante per eh, il tema della sicurezza stradale che appoggiamo eh, moltissimo. Tuttavia. Vogliamo essere ancora cauti perché la ricerca è soltanto all'inizio e abbiamo bisogno di più eh, analisi su questo fenomeno e capire meglio eh, quali sono i vantaggi ma anche quali possono essere eh, i fattori negativi che sono legati alle auto autonome. Chiaramente Riduce al massimo il, il fattore umano. Sappiamo che il fattore umano è causa principale, una delle cause principali de, degli incidenti stradali, quindi il fattore umano verrebbe ridotto quasi a zero. L'auto autonoma può contribuire chiaramente a ridurre gli errori visivi, gli incidenti che coinvolgono un solo veicolo oppure gli incidenti all'incrocio perché. Nel futuro le, queste nuove tecnologie permettono di comunicare eh, tra di loro, i veicoli potranno comunicare tra di loro e potranno per esempio ridurre gli incidenti in autostrada perché hanno una risposta magari più rapida rispetto a, eh, a uno, un conducente che in quel momento potrebbe essere anche distratto. Quindi questi sono gli aspetti positivi. Però ci chiediamo, ci sono nuovi tipi di incidenti nel futuro? In cui dobbiamo tenere considerazione? Probabilmente sì, molto probabilmente sì, e dobbiamo essere preparati a che tipo di incidenti ci dovremmo, uh, a che tipo di incidenti ci dovremmo confrontare nel futuro se uh, i veicoli autonomi uh, saranno presenti in massa nella, nel nostro, nella nostra flotta di veicoli. Quali possono essere ancora i vantaggi? Eh, penso a due categorie di eh, utenti della strada che potrebbero trarne molti benefici, eh, come per esempio le persone anziane che non se la sentono più di condurre un veicolo allo stato attuale, ma che, per esempio, un veicolo autonomo potrebbe consentirgli di riprendere una vita diciamo normale e che gli permetterebbe in tutta sicurezza di eh, spostarsi da, da un tragitto all'altro senza neanche essere loro stessi causa di eh, pericolo per gli altri utenti della strada. Un'altra categoria a cui mi riferisco potrebbero essere i giovani, i giovani eh, conducenti eh, che eh, possono avere eh, interesse, anche se a quanto pare l'80% delle, delle persone intervistate non, non condividono, a essere interessati a questo tipo di nuovi veicoli con nuove tecnologie. Uh, tuttavia riteniamo che questo possa portare a uh, acquisire meno esperienza perché si ritroveranno direttamente a, confrontati a un tipo di veicolo che già fa tutto per loro, quindi avranno meno esperienza nel poter controllare una macchina quando ci sarà magari il bisogno di riprendere il controllo della macchina in un momento di uh, difficoltà, di, di pericolo. Quindi questa è anche un'altra un sfida per le scuole guida, cercare appunto, come abbiamo già detto, di formare i giovani a queste nuove tecnologie, a questo nuovo tipo di veicolo. Quali sono i vantaggi? Uh, ho preso un esempio di, ancora una volta, dell'Università del Michigan che dice che i veicoli autonomi sono più coinvolti in incidenti stradali per milione di chilometri percorsi rispetto ai veicoli attuali. E poi abbiamo una, un risultato quasi opposto che dice che sono meno coinvolti in incidenti che le auto normali, specialmente in caso di incidenti gravi. La conclusione è che più ricerca è necessaria. Quello che eh, dicevo già prima, eh, le, i test che sono stati fatti finora sono test in cui le auto non sono state... <coughs> testate su tutti i tipi di situazioni e che hanno uh, fatto dei percorsi a livello di chilometraggio molto limitato, quindi il livello di esposizione al pericolo finora considerato è stato molto limitato rispetto a uh, tutta la, uh, la ricerca che possiamo avere su un veicolo uh, convenzionale attuale. Quindi noi premiamo come TSC a che... Più ricerca venga fatta e soprattutto che i risultati di queste ricerche siano trasparenti e pubblici per poter poi stabilire eh, delle politiche sulla base di questi. Uh, che cosa c'è ancora da tenere in considerazione? Come dicevo, uh, l'importanza di, uh, del conflitto che si potrebbe venire a creare, soprattutto nella fase transitoria, sulla sicurezza tra veicoli che sono completamente autonomi e i veicoli che sono ancora quelli attuali che hanno delle tecnologie eh, semi-automatizzate ma che non sono del tutto automatizzati. Quindi questo è un punto eh, oggi non sono venuta per darvi risposte perché eh, noi stessi non ne abbiamo, essendo un, un tema nuovo per noi, non, non essendo esperti in questo, però cerco di eh, sollevare alcune questioni che potrebbero eh, poi essere interessanti da eh, a cui dare una risposta nel, nel prossimo futuro. Quindi l'impatto sulla sicurezza tra questi due tipi di veicoli nella fase transitoria. Uh, soprattutto uh, l'impatto, il conflitto tra i veicoli autonomi e gli utenti vulnerabili perché uh, come abbiamo anche già detto uh, se uh, i veicoli autonomi prendono uh, spazio nelle nostre strade uh, ma verrà a mancare quello che è finora il, uh, il contatto visivo tra conducente e pedone il conducente sarà distratto, sapendo che il veicolo è autonomo e completamente sicuro, a fare altre cose, quindi magari a controllare le sue mail, a leggere un giornale. Mancherà quel tipo di contatto visivo. E allora i sensori delle macchine saranno sufficienti per poter eh, riconoscere un pedone che spunta di colpo? Cioè, dobbiamo cercare di avere delle tecnologie ancora più sviluppate, non basta quello che abbiamo adesso per eh, rimpiazzare quello che è comunque l'occhio visivo del, del conducente eh, ancora, eh, ma ne abbiamo ancora parlato, anche il professor Montoro l'ha già mostrato nelle foto, le infrastrutture infrastrutture sono importanti sarebbero da eh, rivedere nel momento in cui i veicoli autonomi entrano a far parte delle nostre flotte eh, cito un appunto, Roads that Cars Can Read una, un um, documento dell'Eurorap e dell'Euroencap che ha contestato il fatto che c'è una manutenzione inadeguata e differenze nella forma di segnaletiche stradali o anche nella pavimentazione, che sono un grande ostacolo nell'utilizzo effettivo già delle tecnologie attuali, come per esempio se parliamo dell'avviso di deviazione da corsia, avvertenza di de salita dei carril. Sì. Uh, anche questo se l'infrastruttura non lo permette, la tecnologia può avere delle defiance. Quindi c'è anche questo da, da tenere in conto: l'importanza di uh, aggiornare le infrastrutture e di uh, porle nel, nella manutenzione per, um, per offrire anche gli, ai veicoli autonomi uh, il loro spazio. Una opzione che potrebbe essere interessante nella fase transitoria. E di limitare, come abbiamo già detto comunque, le aree in cui i veicoli autonomi vengano, eh, possano guidare, come per esempio potrebbero utilizzare le bande di, per il um, trasporto pubblico o i taxi che sono attualmente utilizzati. Quindi, delimitare una zona che possa essere più sicura per evitare appunto il conflitto con auto che non sono automatiche. E per finire il ruolo del conducente, il conducente non deve essere completamente eh, bendato, come nel caso della foto, ci deve essere comunque mantenuta una interazione con il veicolo e questa deve essere standardizzata. Quindi il conducente deve essere formato nel capire quando è necessario riprendere il controllo del veicolo. Questo è molto importante per noi, questo deve rimanere comunque una priorità. E se il conducente è talmente distratto che non avverte la necessità di riprendere il controllo del veicolo si dovrebbero sviluppare delle tecnologie di interfaccia con il conducente che lo richiami alla ripresa del veicolo. Quindi anche questo dovrebbe essere sviluppato maggiormente. Concludo Riassumendo con tutto quello che ho detto finora, le raccomandazioni dell'ETSC per l'Unione Europea sarebbero quelle di eh, rivedere di nuovo il regime di omologazione dell'Unione Europea per garantire che i veicoli automatizzati rispettino gli obblighi specifici in materia di sicurezza nei vari Stati membri, rivedere standard di omologazione per coprire le nuove funzioni di sicurezza dei veicoli, quindi facendogli passare, come dicevo, eh, questi famosi test di guida. Raccomandazioni ancora per uh, impostare a livello europeo un quadro di monitoraggio e valutazione uh, che copre tutti gli aspetti della guida, introdurre event data recorders, quindi dati che possano essere fruibili, utilizzabili uh, sia prima che durante qualsiasi tipo di, uh, di incidente che, che avvenga sulla strada, prendere in considerazione la revisione della direttiva sulla patente di guida. Adattare, e qui entrano in gioco le, appunto, le, le scuole guida, le autoescuelas, per adattare la formazione dei conducenti a questo nuovo tipo di tecnologie e eh, rivedere la direttiva esistente sulla gestione delle, della sicurezza delle infrastrutture. Uh, inoltre c'è da tenere in considerazione, come già dicevo, questa fase transitoria tra veicoli semi-automatici e, uh, e anche l'interazione con gli utenti vulnerabili, quindi pedoni, ciclisti. Tenere in considerazione il, il potenziale di guida automatica per uh, affrontare l'esclusione sociale, quindi uh, poter avere anche l'impatto sociale su categorie come persone anziane e giovani e eh, le implicazioni di sicurezza del conducente, quindi tenere in considerazione il fatto che l'interazione tra conducente e veicolo debba essere standardizzata. Infine, per i Paesi membri, eh, l'ETSC raccomanda di sviluppare un quadro tecnico e giuridico necessario per consentire la sperimentazione e la diffusione di questi veicoli sulle loro reti, assicurarsi che i veicoli ad elevata automazione sono conformi alle rispettive norme di circolazione nazionali, includere la necessità di eh, dover modificare l'infrastruttura nei budget nazionali, chiarire i temi quali eh, protezione dati e sicurezza, sviluppare la formazione dei conducenti, come dicevamo, nelle autoscuole in modo che siano in grado di capire quando riprendere il controllo del veicolo e adattare i sistemi di patente di guida che tengano conto del livello di automazione dei veicoli guidati. Io concludo qui con questa mia presentazione, eh, mi auguro di, essere, di aver aggiunto qualche altra domanda a cui spero troveremo presto risposte, tuttavia ringrazio per questa interessantissima giornata, eh, anche per noi abbiamo avuto molti spunti eh, dai vari speaker, dai vari moderatori per eh, capire cosa sta succedendo in Europa e vi ringrazio molto per l'attenzione.